che cos'è accaduto al petrolio in queste giornate? Ovviamente abbiamo assistito, abbiamo seguito tutti la vicenda dell'attacco informatico al principale oleodotto degli Stati Uniti, quindi con questo, insomma, attacco hacker decisamente invasivo, definiamolo così, che, Esattamente. ecco, esatto, che ha visto appunto durante la sessione di negoziazione di lunedì il mercato del petrolio greggio scendere piuttosto duramente. Allora, ripartiamo da lì se sei d'accordo, così vediamo un po' come sta procedendo la situazione e cosa ti aspetti appunto dai prezzi del petrolio. Sicuramente, ecco, c'è una vastità tale per quanto riguarda gli argomenti sul petrolio, proprio chiaramente il mercato del petrolio, lo abbiamo sempre detto, è un mercato e non lo dobbiamo sottolineare noi, è un mercato mondiale sotto tutti i punti di vista. Quindi ecco, partiamo proprio da ciò che è successo, ovvero questo attacco cibernetico, chiaramente non entriamo nello specifico, è successo che hanno praticamente bloccato con dei software, hanno bloccato i software di trasporto, diciamo, del petrolio, lasciando parte dell'America, delle coste americane praticamente a secco. Tant'è vero che molti distributori, proprio distributori materialmente, sono rimasti senza benzina. C'è stata una corsa diciamo, a fare rifornimenti di benzina, gasolio e quant'altro, insomma molto molto forte. E questo in qualche modo i mercati, dopo un primo spauracchio, un primo scossone, insomma, nella giornata di lunedì, naturalmente, stanno in qualche modo archiviando, insomma, quello che è questo attacco, insomma, e stanno cercando di vedere, di ritornare a vedere quelle che saranno invece, quelle che sono diciamo, l'impostazione della domanda futura. Tra le altre cose, diciamo, un'altra notizia importante è che anche oggi uscirà il report mensile dell'OPEC, dove appunto si daranno delle indicazioni, ci saranno delle indicazioni importanti. Quindi giornata veramente densa di informative oggi per quanto riguarda i mercati in generale. Quindi ecco, stavamo dicendo, gli investitori adesso in questo momento stanno cercando che cosa? Stanno cercando naturalmente di concentrarsi su quello che è diciamo, il ritorno al futuro in qualche modo, ovvero ritornare a una, diciamo, a una certa normalità. Il problema, il grosso problema, è inutile che lo ricordiamo, è superfluo che lo ricordiamo, è sempre diciamo, i nuovi focolai di coronavirus. Tant'è vero che addirittura, e qui parliamo di India, naturalmente, c'è stato un accordo tra India e Arabia Saudita, Oil for Oxygen, ovvero addirittura l'Arabia Saudita, per riprendere i rapporti diciamo, di commerciali sul petrolio con l'India, addirittura si è promossa fornitrice di ossigeno, proprio purtroppo per cercare di aiutare in qualche modo l'India in una condizione piuttosto pesante dal punto di vista sanitario. Quindi ecco, questo il Infatti Carlo, fatto. assolutamente, diciamo che già c'erano, allora gli investitori ovviamente preoccupati dai casi di coronavirus, poi agiscono di conseguenza e quindi questo va a riversarsi, a incidere sui prezzi del petrolio, e questa era una notizia che purtroppo ci portiamo appresso da un po' di tempo. In più c'è stato questo attacco informatico all'oleodotto e quindi insomma per questo che il titolo recita Petrolio nella bufera. È così, ti faccio ripartire da dove assolutamente ti ho interrotto. In questo momento, anche se abbiamo, e l'hai detto anche tu, insomma, ieri i prezzi del greggio hanno invertito la rotta e adesso, per esempio, il petrolio è in crescita dello 0,50, ma è un po' nella bufera il petrolio proprio per tutte queste situazioni ancora incerte. Assolutamente sì, no, non mi ha interrotto, era chiaramente un ulteriore, naturalmente, approfondimento, giustamente, puntualizzazione per il fatto, giustamente, che il petrolio è proprio sotto una bufera, diciamo, nel senso c'è un turbine di informazioni, di notizie che si susseguono proprio su questo mercato, veramente sotto osservazione, anche perché naturalmente dal punto di vista finanziario, qui appunto, sempre nello stesso argomento, però cambiamo marcia.
Il petrolio naturalmente è un portatore di inflazione, quindi più aumenta il Esatto. prezzo del petrolio, maggiore è l'incremento di inflazione indotta. Questo per chi naturalmente ha approfondito dal punto di vista universitario il fattore dell'inflazione indotta. Naturalmente il petrolio è un portatore di inflazione. Quindi ecco, chiaramente maggiori sono i prezzi del petrolio e soprattutto anche delle materie prime, poi li vedremo, magari avevamo visto il rame come ha già corso tantissimo, però ecco, questi porteranno ancora di più timori di inflazione e questo appunto ci concentreremo oggi proprio sul dato odierno e non tanto sul dato odierno che potrebbe essere magari in crescita sicuramente. Però ecco, su ciò che prenderanno, sulle decisioni che prenderanno poi le banche centrali, quindi la Banca Centrale d'America, la Federal Reserve, insomma, in questo tema qui. Sarà un'inflazione, una fiammata inflattiva, un'inflazione passeggera oppure sarà un'inflazione duratura? Ecco, è questo che ci si chiede, e quindi ecco. Diciamo che si è veramente con un punto di domanda, nel senso che naturalmente da più parti, soprattutto dai settori economici americani, dai dipartimenti economici americani, continuano un po' a sottolineare, forse a tranquillizzare i mercati, a cercare di tranquillizzare i mercati, che questa inflazione sarà un'inflazione abbastanza passeggera, Esatto. e dopo si ritornerà, diciamo, allo status quo. Esatto, lo stesso Powell aveva già detto, insomma adesso supererà il target del 2% per poi tornare ai livelli invece stabiliti dalla banca centrale. Ecco, sì, infatti bello però, sarà passeggero o duraturo? Effettivamente, nonostante le rassicurazioni, è proprio la domanda che crea più scompiglio in questo momento, chiaramente, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Questa è la Esattamente. bellezza anche dei mercati, insomma, ripeto, però le rassicurazioni ci sono, N non sembra in questo momento destare troppa preoccupazione questo rialzo dei prezzi. È chiaro che in un contesto precario come quello che ci riporta continuamente il Covid, insomma, tanto tranquilli non si riesce a stare, indubbiamente.